Oggi le telecamere di Rossini TV tornano a riaccendersi per dare spazio alle vostre segnalazioni. Segnalazione che ci è arrivata da un telespettatore che ha denunciato lo stato di incuria presente nel sottopassaggio numero 5 nella zona sottomonte. Come potete vedere dalle immagini che vi mostriamo, si possono notare numerose cartacce, diverse forme di plastica, sterpaglie, tante lattine e numerose foglie. Una sporcizia che si è accumulata sicuramente nel periodo tra autunno e inverno, in un luogo che spesso viene trasformato. Trascurato dopo i tre mesi estivi. Chi non ne si è dimenticato è invece chi ha sporcato, fregandosene del rispetto per l'ambiente, delle altre persone e del posto in cui vive. Quando la stagione balneare si conclude, la zona sottomonte diventa un'area tipicamente poco frequentata, trasformandosi spesso nell'habitat ideale per il degrado. Un comportamento quello tenuto da qualche individuo che va sicuramente in controtendenza con gli obiettivi elencati da Ricci in occasione degli ultimi stati generali di mid-term, dove pretese a gran voce di mantenere ancora più pulita la città di Pesaro. Una richiesta non impossibile all'apparenza, ma per essere portata a termine è necessario che tutti abbiano maggiormente un occhio di riguardo verso la terra che calpestiamo e l'aria che respiriamo.